Il 26 luglio 1943, da quel balcone, Duccio Galimberti pronunciò il discorso fondamentale che diede il via alla Resistenza. Ad ascoltare quel discorso, proprio qui, in questo luogo dove mi trovo, in piazza Galimberti, c'era Nuto Revelli. Che valore ha il discorso di Duccio Galimberti nel 2024? Qual è il valore della testimonianza e della memoria alla base del lavoro di Nuto Revelli nei giovani e nelle giovani di oggi? Com'era Nuto Revelli? Io posso dire com'era qui in famiglia. Per me era un padre, nel senso classico del termine, cioè per intenderci non un compagno di giochi. Un padre molto attento alle sue responsabilità di educazione, molto legato a mia madre e a me, però un padre difficile. Padre difficile perché si portava in casa una storia dura di dolori, di sofferenza, si portava la tragedia della ritirata di Russia, si portava le ferite da partigiano, i compagni morti, c'era una parte di lui, una parte profonda di lui che io avvertivo non si poteva raggiungere, apparteneva solo a lui, era quella del lutto, era quella del dolore, era quella della sofferenza, di una tragedia che andava molto al di là delle vicende quotidiane, vicende familiari e così via, che ogni tanto lo teneva prigioniero in qualche modo. Lui diceva spesso: la guerra me la sono portata dietro come un cancro. La sua attività di studioso era fortemente legata al suo vissuto. Lui non era uno scrittore per vocazione. Concepiva i libri, le conferenze, gli articoli come qualcosa che aveva a che fare con un debito da saldare con quelli che non erano tornati, da saldare con quelli che erano stati dimenticati. I suoi libri avevano tutti lo stesso filo conduttore, che era rendere giustizia a coloro che giustizia non avevano avuto. Non sopportava la retorica. Il valore della Resistenza è l'eroismo dei non eroi. Il ricordo della Resistenza per lui doveva essere tutti i giorni e non solo alcuni nel corso dell'anno, e doveva essere vero, non stravolto dalla retorica di maniera. Aveva due chiodi fissi che mi ha ripetuto da quando ho imparato ad ascoltare i discorsi seri fino agli ultimi giorni della sua vita. Due no perentori, no al fascismo e no alla guerra, uniti da un contesto comune: no all'ignoranza. Queste sono il lascito di mio padre, che intendeva trasmettere ai ragazzi, ai giovani. Non si sottraeva mai quando una scuola lo chiamava per questo, perché l'ignoranza prepara le tragedie. Siamo davanti all'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporanea di Cuneo. Qui avremo modo di parlare con colui che fu il direttore dell'Istituto, Michele Calandri. L'incontro con Nuto è stato in quell'ambiente della Sentinella delle Alpi. Il mio faro non era Nuto. C'era ad esempio Faustino Dalmazzo, che era l'avvocato, e Faustino era uno che spaccava il capello in quattro, certo, mi colpiva molto di più, ero molto più attratto dalla sua.
E poi poco alla volta però ho capito l'umanità di Nuto. Nuto era di un'umanità incredibile. Nuto, una mano sulla testa, te la teme, non ti abbandonava. Io poi vicende ne ho avuto, perché ho fatto il contestatore, ho scritto delle cose contro Sarti, deputato di Cuneo, padre eterno, eccetera. Lui non si è nascosto, non è scappato come la maggior parte, lui c'era. Nuto è il fondatore e il patron, veramente quello che ha sempre governato dall'alto con molta lucidità. Lui era, non era uno storico, lo sapete benissimo, era un geometra, eccetera, però si è inventato tutto un modo di condurre le sue inchieste e quindi, e poi naturalmente ha conosciuto col tempo, come sono usciti i suoi libri, ha conosciuto personaggi importanti della ricerca storica, quindi soprattutto per la Seconda Guerra Mondiale era un personaggio fondamentale, tipico per capire le cose. La fondazione è nata nel gennaio del 2006, quindi 2 anni dopo la morte di Nuto, su iniziativa della famiglia, di un gruppo di amici e di studiosi e di ricercatori e ricercatrici che intendevano preservare e valorizzare la memoria di Nuto Revelli in quello che era il luogo in cui lui abitava. Quindi la sede della fondazione è rimasta per una parte la casa che era. La parte notte dell'alloggio, quindi la camera da letto di Nuto Anne, è stata trasformata nel cavò dell'archivio dove ci sono i faldoni, e invece quella che era la camera del figlio Marco è diventato l'ufficio dove io e le mie colleghe lavoriamo. La fondazione è un istituto di cultura, quindi oltre a tutelare e valorizzare l'archivio e la biblioteca, ci occupiamo quindi di assistere i ricercatori e le ricercatrici che dall'Italia e da altri paesi europei vengono a studiare i nostri documenti per fare ricerca sulla storia, sulla memoria, sulla guerra di Russia, sul partigianato, sulla memoria contadina. Abbiamo, oltre appunto un archivio documentale cartaceo, anche più di 1000 ore di registrazione di un archivio sonoro che è tra i più interessanti d'Italia, che è stato digitalizzato e restaurato e messo a disposizione dei ricercatori. Questo è un faldone del nostro archivio storico che contiene alcuni materiali importanti sull'Accademia Militare fatta da Nuto a Modena, e contiene forse la cosa più preziosa del nostro archivio, una delle cose più preziose, che è il diario di Russia, cioè l'agenda che Nuto ha portato con sé durante la guerra di Russia e dalle cui annotazioni nascerà, scriverà poi il suo primo libro, che appunto si chiamerà Mai tardi, diario di un alpino in Russia, ed è il diario in cui lui racconterà tutta la guerra. E nel faldone 131 è proprio contenuto il diario originale, che è questa agenda, un'agenda appunto che nel frontespizio è scritto anno 1942, ventesimo dell'era fascista. Nuto è partito il 21 di luglio, il giorno del suo 23° compleanno, è partito dalla stazione di Collegno, che qui è indicata come Rivoli, e lui parte ed è da lì inizia la registrazione di tutto quello che succederà, del viaggio, della tradotta fino in Russia, dei combattimenti, delle perdite. Scriveva in modo molto piccolo. Piccolo, molto ordinato, sempre più piccolo direi, nel senso che la sensazione era quella di inizialmente tenere una registrazione ordinata di quello che succedeva, e poi in realtà è stato proprio un procedimento di presa di consapevolezza sempre maggiore, che tutto quello
che lui aveva studiato all'Accademia e tutta la retorica di cui era stato infarcito non corrispondeva alla realtà e alla tragedia della guerra di Russia. Quindi questo scrivere sempre più piccolo è tanto maggiore quanto appunto il bisogno di registrare tutto quello che vedeva, appunto per non dimenticare. Già sul binario, quando sente gli alpini nella tradotta che cantano sul ponte di Perati, l'alpino che va a morire, questo canto funebre, comincia a rendersi conto che gli alpini ne sanno più di lui. Lui dirà: gli alpini sono stati la mia università. E poi è tutto un procedere, no? Quando il treno si ferma e dal treno vedono le donne con le divise del campo di concentramento, la stella gialla, pelate, lui si comincia a rendere conto che della sua ignoranza, dell'abisso della propria ignoranza e di come è su quell'abisso che il fascismo ha giocato per portare una gioventù al massacro come è stato. Abbiamo prodotto nel 2020, in occasione del centenario della nascita di Nuto Revelli, che era stato nel 2019, una mostra fotografica che si chiama appunto Ricordati di non dimenticare Nuto Revelli, una vita per immagini, che è stata curata da Paola Gossi e da Alessandra De Michelis e prodotta in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Volevamo raccontare la vita di Nuto Revelli per immagini, una biografia per immagini. E ci siamo trovate immediatamente immerse in una mole di fotografie davvero impressionanti, in un archivio fotografico familiare davvero importante. Erano circa 8.000 fotografie non riordinate in quel momento, quindi era una montagna stratificata di immagini. Noi siamo partite naturalmente dalle più antiche, cercando di proporre un percorso cronologico che ripercorresse le tappe fondamentali della sua vita. Ma visto che la vita di Nuto ha avuto così tante svolte, così percorsi paralleli così importanti, abbiamo dovuto selezionare ovviamente e inventarci dei capitoli che corrispondono a altrettanti capitoli importanti della sua esistenza. Abbiamo scoperto per esempio che lui era un bravo fotografo dilettante, amava molto fotografare e fotografava lui stesso le persone che intervistava, quindi i contadini, i montanari che hanno dato poi voce appunto al mondo dei vinti. E queste secondo noi sono tra le fotografie più belle, tra le immagini più suggestive, perché quelle voci, quei testimoni hanno una rispondenza in un'immagine scattata dallo stesso Nuto. Sono più di 300 fotografie del nostro archivio che, combinate con citazioni di opere di Nuto e di didascalie molto semplici, hanno lo scopo di raccontare la vita di Nuto Revelli dall'infanzia agli studi, alla gioventù littoria, all'impegno nello sport, la scelta di andare in guerra come volontario, la guerra di Russia, la tragedia della ritirata, il passaggio al partigianato, alla resistenza partigiana e poi all'impegno della testimonianza successivo, quindi anche all'ascolto delle testimonianze dei contadini e delle contadine del mondo dei vinti dell'Anello Forte, fino poi all'ascito, quindi ai suoi archivi e alla nascita della fondazione. Ed è una mostra che attraverso la parabola della vita di Nuto racconta un secolo, che è stato appunto il Novecento, e racconta il coraggio anche di cambiare, di riposizionarsi e di testimoniare per la difesa della libertà. Abbiamo deciso di donare definitivamente alla scuola dove Nuto aveva studiato. Nuto aveva fatto le scuole superiori all'Istituto Bonelli, che all'epoca era per geometri, adesso è un istituto commerciale, ma abbiamo deciso di lasciare per sempre questa mostra in quella scuola dove lui aveva studiato, e abbiamo curato il progetto di allestimento insieme agli studenti le studentesse del Bonelli e al Collegio dei Geometri e ai giovani studenti di geometria che hanno appunto fatto il rilievo all'allestimento.
Delfino è stata la compagna di Nuto Revelli, prima sua fidanzata e poi sua moglie, davvero nel bene e nel male. L'incontro è avvenuto da giovanissimi, insomma lui era ancora all'Accademia, direi, oppure appena uscito dall'Accademia, quindi non era ancora partito per la guerra. I due si conoscono, si innamorano in questa cuneo così un po' grigia di quei tempi, molto austera, e quasi subito vengono separati dalla guerra. Saranno separati, a parte gli incontri, i brevi incontri, per quasi 5 anni. E direi che a tenerli insieme, io mi sono convinta di questa, è stata la forza delle parole. Perché loro per 5 anni si sono scambiati centinaia di lettere. Anche quando Nuto si trovava al fronte, si trovava in Russia. Io ho avuto modo di leggere, ho avuto il privilegio di leggere queste lettere e mi sono trovata di fronte veramente a un grandissimo sentimento, un grande affiatamento, un grande amore. E mi sono anche convinto che se Nuto è sopravvissuto a quell'esperienza è stato anche grazie alla forza che arrivava da Anna attraverso le sue parole, che erano sempre incoraggianti, che erano sempre propositive. Loro non hanno mai smesso di progettare il loro futuro. E poi nel dopoguerra hanno continuato così questa vita insieme e devo dire che all'interno dell'archivio fotografico di Nuto sono davvero centinaia le fotografie di Anna, ritratta sempre. Nuto la guardava, l'osservava, Anna era bellissima peraltro, era una moglie, come dire, un po' di quei tempi, sempre indietro rispetto a Nuto, sempre a fianco, però sempre un pochino in ombra. E io ritengo invece che lei abbia avuto un ruolo di supporto fondamentale anche per la carriera di scrittore di Nuto. Questo progetto espositivo è residente e rimane ormai fisso, installato in uno dei corridoi della vostra scuola. Com'è nata questa collaborazione con la Fondazione? Da un'idea della Fondazione, da Beatrice Verri, che ci ha chiesto come scuola, in collegamento con la scuola anche del Virginio Donadio, l'Istituto Geometri, e col Collegio dei Geometri, se potevamo appunto ospitare questi pannelli su Nuto Revelli. Noi abbiamo accettato questa cosa subito con grande entusiasmo perché ci sembrava un'ottima occasione per i nostri ragazzi e per la comunità avere la possibilità proprio di ospitare questa mostra. Quindi parliamo di comunità perché la mostra sarà ovviamente a disposizione degli studenti e delle studentesse, ma non solo, sarà aperta al pubblico? La mostra sarà aperta al pubblico. Come avete condotto il lavoro con i ragazzi e le ragazze per raccontare e per conoscere il retroscena di questa mostra permanente? I ragazzi hanno subito colto con grande interesse questa proposta, questa opportunità nuova di fare la storia, perché la storia non è solo quella che si apprende sui libri, bensì anche quella che si studia attraverso le immagini, attraverso le testimonianze. E Nuto Revelli è stato un testimone importante della nostra storia. Abbiamo discusso in classe insieme. Ma loro hanno anche apprezzato il mondo dei vinti, hanno anche apprezzato l'uomo che da fascista è diventato partigiano perché ha compreso. E quando abbiamo letto, no, la frase «Io ho capito che vivere nell'ignoranza», adesso la riporto così con parole mie, ecco,
perché a memoria non la so, ma capire che il più grave errore dell'uomo è proprio quello del vivere nell'ignoranza, perché non sai e quindi prendi per buono tutto quello che ti viene detto, beh, è quello che sta succedendo ogni tanto ancora oggi, no? E loro non vogliono più essere gli ignoranti testimoni di una società che non comprendono. I ragazzi vogliono libertà di pensiero, ma vogliono anche libertà di comprensione. Come insegnare la resistenza nel 2024? Allora, intanto recuperando quella che è stata la resistenza tra il 43 e il 45 e poi pensare che quell'impegno di allora possa essere portato nei nostri giorni, ecco, e quindi invitando i ragazzi a essere informati, a essere a conoscere, no, gli avvenimenti dei nostri giorni, per poter, come allora, perseguire degli obiettivi precisi, stare dalla parte giusta il più possibile. Noi forniamo gli strumenti proprio alla luce di ciò che è stato nella resistenza passata. Che cosa rappresenta per te la resistenza? La lotta contro l'ignoranza, secondo me, nel suo romanzo Le due guerre, si ha proprio la contrapposizione del primo entusiasmo di quando faceva parte del fascismo, per poi entrare proprio a pieno contatto con quella che era la realtà del fascismo, del nazismo, della discriminazione razziale, della mancanza dei diritti, e lui ha fatto proprio capire quanto fosse dannoso per la società intera, ma anche per l'individuo singolo, il lasciarsi abbandonare all'ignoranza. E quindi ha lottato per tutta la sua vita, a seguito appunto di queste due guerre, ha proseguito il suo percorso nel cercare di educare le giovani menti. Infatti il suo messaggio è arrivato fino ai giorni nostri e ci permette appunto di riflettere su quello che è stato antecedentemente nella nostra storia, in modo che noi possiamo rifletterci e noi nuove generazioni poter evitare in un futuro che succedano cose che sono già successe in passato o cose che purtroppo succedono oggigiorno. La memoria e la resistenza, così come il non lasciarsi abbandonare all'ignoranza, per me sono due concetti che devono diventare praticità, non soltanto parole, non soltanto attività scolastiche, devono proprio entrare a far parte della quotidianità del singolo cittadino ogni giorno. C'è stato un lungo lavoro dietro tutto questo che vedete. Io ho fatto da cicerona insieme a tante altre mie compagne, quindi appunto abbiamo avuto modo di studiare e conoscere ancora più approfonditamente quelle che sono state le fasi della vita di Nutore Velli e appunto di conoscere meglio anche i luoghi della resistenza piemontese e i luoghi in cui appunto Nutore Velli si è recato per la sua attività di ricerca, la sua attività di raccolta delle testimonianze, eccetera. Elena, considerando il fatto che i libri e la storia di Nutore Velli non rientra normalmente nei programmi scolastici, aver lavorato su questi aspetti, aver conosciuto insomma la storia, la testimonianza, la memoria di Nutore Velli, che significato ha per te? Penso sia molto importante il fatto che abbiamo conosciuto un personaggio che è comunque delle nostre zone e che sia però così importante per la resistenza che rappresenta tutta effettivamente l'Italia, tutto il nord Italia, la liberazione, e quindi per me è stato comunque importante perché grazie a questo, anche grazie alla professoressa Giuliano che ci ha parlato molto di queste zone della resistenza appunto a Cuneo, di San Martin Visubi e di molte altre zone qua nei dintorni, diciamo che ha cresciuto a me il voler bene a questa città e a questa Italia. Io credo che la memoria e la resistenza siano dei valori fondamentali, oggi come nel passato e come sarà nel futuro, perché è importante mantenere dei valori sani per cercare di arrivare a un mondo più pacifico e non avvolto da violenza e odio, che è poi anche quello che era il messaggio di Nutore Velli, ossia quello di
condannare qualsiasi forma di odio. Quindi credo che ricordare grandi cose fatte da, per esempio, persone normali che non avevano alcun, diciamo, grande ruolo all'interno della società, come ad esempio Nuto Revelli, che era una un cittadino normale, non era a livello governativo, cose del genere, credo sia importante perché ci fa capire che tutti possiamo fare la differenza nel mondo, anche nel nostro piccolo. Come si fa memoria, testimonianza e resistenza nel 2024? Beh, sicuramente bisogna andare a rivedere il passato. E noi l'abbiamo cercato di farlo attraverso questa mostra e attraverso la Fondazione Nuto Revelli. La nostra esperienza è già cominciata l'anno scorso attraverso un progetto che abbiamo fatto sempre con la scuola, che cominciava con, considerato in una prima parte, in quanto noi siamo andati proprio a casa sua e successivamente abbiamo visto tutto l'archivio storico, i suoi diari e tutto. E poi quest'anno abbiamo cominciato a dicembre questa mostra, a lavorare su questa mostra, e senza tutte queste esperienze che noi abbiamo fatto con la Fondazione Nuto Revelli non saremmo mai riusciti a capire appieno com'era veramente Nuto Revelli e la sua memoria.